bene, allora, noi affronteremo, a differenza di Luca, il Reiki e la psicologia. Cosa potrebbe alterare il nostro stato d'animo? Cioè, noi siamo tranquilli, siamo sereni, siamo felici. Che cosa potrebbe alterare in una giornata il nostro stato d'animo? Potrebbe essere la macchina che passa, ci taglia la strada, ci innervosisce, piuttosto che arriviamo al lavoro, il nostro titolare è di cattivo umore, ci mette di cattivo umore anche noi. Quindi ci sono tre possibilità di reagire ad una cosa o ad una situazione, che sono l'attrazione, cioè mi piace, la repulsione, non mi piace, e l'indifferenza. Portiamo questo dal punto di vista emozionale. Ora, ovviamente, se è inutile che noi ci soffermiamo sull'attrazione, perché se una cosa mi piace, punto e basta. Se invece c'è la repulsione, se invece c'è l'indifferenza, che in sanscrito si dice upeksha, che è bellissimo, è vero come termine. C'è l'indifferenza, quindi non mi tange, c'è cioè un distacco comunque tranquillo e sereno. Noi ci soffermiamo ovviamente sulla repulsione. Mi è venuto in mente un esempio, cioè ad esempio io sono tranquilla e felice, esco di casa perché quel giorno è il mio giorno libero, quindi devo andare dal parrucchiere, devo andare in palestra e casualmente incontro una mia amica. Mi dice: dai, andiamo a berci un caffè al bar. Noi andiamo a berci un caffè al bar, mi racconta, inizia a raccontarmi che lei ha dei problemi con il fidanzato, che si sono lasciati, che è nervoso. Io cerco di darle qualche parola di conforto, ma non c'è verso, cioè lei è arrabbiata. Addirittura se la prende con me, mi insulta dicendo che io non riesco a capire i suoi sentimenti. Quindi lì che cosa succede? Il mio stato d'animo cambia. Da che io sono felice da uscire di casa, da avere la mia giornata, disastro perché la mia amica mi ha insultato, perché non mi ha capito. Quindi io in questo momento che cosa devo fare? Quando mi succede una cosa del genere, che da positivo, c'è cioè un evento esterno che poi ripeto può essere il titolare, può essere l'inconveniente al lavoro, può essere che mi capiti un incidente, qualsiasi cosa succeda, io mi devo chiedere quale mia aspettativa ha causato il cambiamento del mio stato d'animo. Cioè, ora non vi dico che imparando questa cosa, vabbè, da domani allora io litigo con mio fratello, litigo con mia mamma, litigo con mio fidanzato, ma sì, chi se ne frega, vabbè, cioè, no, non è neanche giusto vivere così. Però questo potrebbe aiutarci a capire, a soffermarci, soprattutto su noi stessi, per capire che qual è il problema? Quali sono le nostre mancanze? E magari su una cosa, magari che ci crogioleremo per un mese, che comunque potrebbe risultare cronica, e qui ci allacciamo a Luca, alle neuroscienze, qualcosa che comunque se diventa un disagio quotidiano può creare dei deficit a livello immunitario, è tutto legato, cioè la nostra mente, il nostro corpo è tutto legato, magari invece di starci un mese a soffermarci su quella cosa, ci stiamo una settimana e poi ci passa. Questo è l'obiettivo anche del Reiki, riportato anche su qualcosa di più concreto che potrebbe essere un trattamento, che potrebbe anche, in una forma di rilassamento, vedere le cose in maniera un po' più chiara. Ecco, questo è quello che spero di avervi, cioè spero di avervi spiegato in maniera Sì. un po' agitata. Io ho avuto un po' di difficoltà ad impostare Reiki dalla parte filosofica, perché io non ho mai studiato filosofia. E quindi mi sono dovuta andare a fare diverse ricerche, che mi è costato veramente un tempo, ma tempo prezioso che mi ha arricchita sotto diversi aspetti, per giungere alla conclusione di ciò che ci ha detto Natia, perché io sono una che mette in discussione ogni cosa. Quindi sì, Natia mi ha detto questa cosa, ma io me la devo andare a vedere. E quindi alla fine vedrete che alla fine dico le stesse cose che ha detto Natia, ma me le sono andate a studiare. E quindi l'importanza del Reiki. Io inizio proprio come se fosse la prima lezione Reiki, ragazzi. Reiki. Ah, non mi posso spostare. Allora, che cos'è il Reiki? È
è soprattutto un percorso di autoconsapevolezza. Perché? Perché ci impone un grande cambiamento attraverso un percorso, un viaggio di conoscenza. Ora, a livello pratico in cosa consiste? L'ho divisa in due parti. A livello pratico è una tecnica in cui, tramite l'imposizione delle mani, rilasso, aiuto la persona ad entrare in una meditazione passiva, tra virgolette, perché questa persona deve far nulla all'infuori di stare sdraiata. Ovviamente questo rilassamento avviene nel momento in cui tra me e la persona c'è empatia. Perché, come diceva Luca, se dall'altra parte non trova in me una persona a cui fidarsi ed affidarsi, ovviamente questo stato di rilassamento è difficoltoso che avvenga. Vi racconto un mio vissuto a proposito della paura della morte. Uh-huh. Allora, voi sapete tutti che io sono un'infermiera, certo. e mi capita frequentemente di affrontare la morte, quindi la perdita delle persone che perdono il loro caro. Prima di arrivare a questo, io ho avuto esperienza della morte, in primis quando ero più piccolina per mio nonno, e lì quando sei piccolo ti fai tanti sogni, non vorresti che tuo nonno andasse via, sai che muore e non c'è più. Poi man mano cresci, ero incinta della mia seconda bambina e a 15 giorni dalla sua nascita l'ho persa. E in quel momento ho avuto veramente tanti dubbi, mi sono posta veramente tante domande sulla morte, sul perché ho dovuto perdere una bambina che non aveva fatto nulla, per quale motivo, era sanissima per di più. Si è verificato un evento, un nodo sul cordone ombelicale, quindi la bimba è soffocata. E lì sono andata ad indagare, ma perché non hanno visto il cordone ombelicale, questo e quello. Quindi mi sono posta tante domande, ma perché io ero già attaccata, lei era attaccata a me fisicamente tramite il cordone, ma oltre all'attaccamento fisico c'era proprio un attaccamento emozionale. E da lì io sono andata in palla totale, mi sono messa in discussione, ho messo in discussione la mia religione, mi sono posta tante domande, e per porti poi tante domande vorresti anche tante risposte. Sono passati 20 anni dalla perdita della mia piccola e ogni tanto mi faccio ancora queste domande, però grazie al corso Reiki ho aggiunto una risposta alle tante domande che mi sono poste, e la risposta è questa: lei era parte di me, io ero molto attaccata a lei, la paura della morte, la paura degli attaccamenti. Nel momento in cui mi rendo conto che noi siamo eterni, infiniti e limitati, lei è ancora parte di me. Lei è parte dei miei figli, perché dopo di lei ho avuto un figlio, quindi è parte di mio figlio, parte di mio marito, parte della mia famiglia. Perché comunque grazie all'esperienza che io ho vissuto in me e all'esperienza anche negativa che poi abbiamo trascorso in famiglia, ci ha permesso di crescere e maturare. Quindi questo attaccamento, il fatto di essere infiniti, illimitati, eterni, mi ha permesso di capire che non siamo fine a se stessi, il nostro corpo muore, basta, non c'è più, ma c'è ben altro dietro. E questo mi ha permesso anche di superare gli eventi che mi accadono al lavoro. Quando vedo che facciamo di tutto per tirare fuori una persona che è arrivata in arresto, eccetera, non ce la facciamo, esci fuori, vedi la madre, il figlio, oppure la moglie, oppure il marito, disperati. In quel momento ovviamente tu non sai che cosa dire, ma capisci benissimo qual è stata la loro paura prima, perché tu li vedi prima quando stai facendo un servizio, e li vedi dopo. L'energia è tutto, perché tutto è uno. E come dice la scienza, in base alla legge della conservazione della massa, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi noi stessi siamo
di energia in più, ho dovuto mettere una cosa medica, scusate ma non ce la facevo. L'ECG è la sigla di elettrocardiogramma, è la rappresentazione grafica dell'attività elettrica del cuore, quindi dello scambio, scambi chimici che vengono nelle cellule che servono per creare energia. Noi siamo energia vivente, le emozioni sono energia, quindi l'energia è amore e noi siamo amore, il Reiki è trasmissione d'amore. Quindi siamo granelli di sabbia portati via dal vento, dove ci appoggiamo, ci modifichiamo, evolviamo e permettiamo ad altri di fare lo stesso. Questo solo se lo vogliamo, solo se siamo consapevoli della nostra conoscenza, quindi di ciò che siamo. La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza. Grazie a tutti.